Il piccolissimo bruco mai sazio di Eric Carle, edizioni Mondadori. Di notte, su una foglia illuminata dalla luna, c'era un piccolo uovo. Ma una bella domenica mattina, quando si levò il sole caldo e splendente, dall'uovo, crack, uscì un piccolo bruco affamato. Subito si mise in cammino alla ricerca di cibo. Lunedì mangiò una mela, ma non riuscì a saziarsi. Martedì mangiò due pere, ma non riuscì a saziarsi. Mercoledì mangiò 1, 2, 3 prugne, ma non riuscì a saziarsi. Giovedì mangiò 1, 2, 3, 4 fragole, ma non riuscì a saziarsi. Venerdì mangiò 5 arance, ma non riuscì a saziarsi. Sabato mangiò un dolce al cioccolato, un gelato, un cetriolo, un pezzo di formaggio, una fetta di salame, un lecca-lecca, una fetta di pan dolce, una salsiccia, una pastina e una fetta di anguria per finire. Alla sera aveva un mal di pancia terribile. Il giorno dopo era di nuovo domenica. Il bruco si mise a mangiare una bella foglia verde e si sentì subito meglio. Adesso non era più affamato, era proprio sazio. E non era più tanto piccolo, era diventato grande e grosso. Allora si costruì una casa molto stretta, chiamata Bozzolo. E rimase là dentro per più di 2 settimane. Poi scavò un buco nel bozzolo, si sforzò di uscire ed era diventato una meravigliosa farfalla.